Io mi chiamo Febe e vengo da Nigeria. Io sono Laura, vengo da Bulgaria. Sono Ionica della Romania. Sono Samuel e vengo da Romania. Chiamo Armando, vengo da Romania. Io sono Michalino e vengo da Ucraina. Io mi chiamo Naomi e io vado da Ghana. Io sono Zena, vengo da Chad. Io ti chiamo Sonia. Sono Fara e vengo dall'Algeria. Sono Hamza e vengo dal Marocco. Ciao, mi chiamo Valeria Sargelova, tengo 12 anni. Vengo da Ucraina, però abito in Italia. Ciao, mi chiamo Vladi e sono la sorella gemella. Siamo venuti in prima elementare e non sapevamo di dire una parola. E dopo le nostre maestre ci hanno diviso perché parlavamo nella nostra lingua. Nella seconda elementare abbiamo fatto il progetto teatrale con le nostre maestre. Allora tutti i tipi e tutte le forme. Che meraviglia! Che questa strana! Ma perché stai? Mi sembra molto la sessione! Prima loro ci dicevano le battute e poi ce le scrivevano. E lo leggevamo tante volte per imparare. E noi ci siamo divertiti. E abbiamo migliorato il nostro linguaggio di parlare in italiano. Noi abbiamo fatto pure il progetto Giornalido, che abbiamo imparato a scrivere bene in italiano. Abbiamo fatto fino alla quinta elementare. A me mi è piaciuto molto perché abbiamo scritto e abbiamo imparato le nuove parole e la scrittura. Il miglioramento della scrittura. Io sono Vladimir. Vengo dalla Russia, ho fatto il protagonista del cibo, di uno spettacolo sul cibo. Ero un protagonista in prima. Era un hamburger sedano. Mi chiamo Christian, ho 9 anni e sto in quinta. Il primo giorno che sono arrivato non sapevo né parlare né leggere. Stavo in prima. Le maestre mi hanno aiutato molto. Mi ricordo che quando il primo anno, dopo 2 mesi di scuola a Natale, abbiamo fatto una recita. Il teatro è stato l'argomento che mi ha aiutato più di tutti a parlare. I napoletani non mi hanno voluto giudicare per le mie opere. Io però ho la coscienza di aver fatto sempre il mio dovere. Ma ad essi rimarranno solo gli occhi per piangere. Io sono Samuel. Io sono Vittore Gosa Antonella. Anche noi eravamo in quella recita. Rappresentavamo la Nigeria. Il primo giorno di scuola non capivamo l'italiano né leggere né scrivere. Noi capivamo solo l'inglese, ma le maestre non sapevano che noi sapevamo parlare l'inglese. Un giorno ci hanno messo un dischetto con i comandi inglese. E le maestre si hanno dimenticato della parola jump, saltare. E soltanto io ho saltato e gli altri no. E da allora hanno capito che parlavamo l'inglese e erano tanto felici. Da quel momento parlavamo sia l'inglese sia l'italiano. Ciao, io sono Giorgio, sono nata a Ucraina e vivo in Italia 8 mesi, ce l'ho 11 anni. Mi chiamo Michele, sono il suo fratello, ce l'ho 10 anni e sono in classe quinta. Noi facevamo disegni e sottoscrivevamo chi significa. Così noi abbiamo imparato a leggere e a scrivere. Noi abbiamo fatto il teatro, io sono qua sono stati tanti bambini della scuola, io sono stato il soldato. Io sono stato il fortischiena. Questa recita si chiamava Lo conto delle conte. Si
Si parlava di un bambino che stava girando il mondo e aveva incontrato tante persone che avevano aiutato a vivere da solo. Anche noi abbiamo incontrato molte persone che hanno aiutato a scrivere, a leggere e vivere meglio.